Ciao, sono Ambra e benvenuta in questo nuovo video. Oggi ho voluto fare con voi una nuova sfida, ovvero per la realizzazione di questo make-up che andrò a indossare questa sera. Ho scelto solo prodotti low cost. Sono stati un po' di inghippi nel video, ho provato un prodotto che mi ha fatto uno scherzo strano, eccetera, eccetera, ma lo vedrete poi nel video. Spero comunque che questa proposta, che non è delle più professionali, soprattutto se paragonate al video precedente, vi possa piacere comunque. E poi alla fine ovviamente andremo a vedere quanto ci costerà tutto questo make-up look. Allora, parto con un primer viso, anche in questo caso, visto che vogliamo far durare il trucco un pochino di più. Uso Little Beauty Angel di Essence, che ha questa colorazione rosa chiarissima. Va anche a svolgere un'azione di color correction. Tra i prodotti Essence, i primer e anche i fissatori trucco che andremo a utilizzare dopo sono in assoluto i miei prodotti preferiti. Fondotinta Essence anche in questo caso, anche se sapete che non l'ho apprezzato al 100% e preferisco, quando uso un fondotinta low cost, il mio fidatissimo HD di Catrice, ma in questo caso uso lui anche per utilizzarlo un pochino. Io l'ho preso nella colorazione 30, ne vado a mettere due pump, questo è il Fresh and Fit. Ha un potere glowy, comunque illuminante, non è malvagio, però come vi dicevo nel video review che vi linko poi qua sopra nelle schede, su di me questo fondo è quasi fastidioso proprio perché secondo me la mia pelle sente molto bene, percepisce la presenza alcolica dello stesso. Anche la profumazione infatti è abbastanza forte rispetto a qualche anno fa. Ho raffinato un po' i gusti in fatto di fondotinta, soprattutto sono diventata più esigente, diciamo così, voglio un fondo più performante, che si adagi meglio sulla mia pelle, e quelli di Essence che comunque hanno una buona resa su tante ragazze, ma io preferisco spenderci un po' di più e magari andare a comprare fondotinta, che ne so, da Acqua e Sapone, con brand come Maybelline, L'Oreal, che sono una garanzia, costano solo 5 euro in più. Ad esempio l'Infaillible 24 ore matte di L'Oreal è un fondotinta incredibile e quando è in sconto con 9,90 euro lo portate a casa. Comunque, per questo trucco super low cost io non sto scegliendo tutti i prodotti più low cost che ho in casa, ma sto scegliendo comunque quelli un po' più performanti. Infatti questo è un trucco completo che vado a fare per stasera, che è la serata di Santo Stefano, mentre il precedente, che era un po' più high cost, era il trucco che stavo andando a realizzare come mia abitudine per una serata fuori, in quel caso era la serata della vigilia. Comunque sto utilizzando il mio amatissimo Cancelletà Instant Anti-Age di Maybelline e lo uso per risparmiare un pochino in questo make up che vuole essere super low cost anche a mo' di primer. Questa è la colorazione nude, mi sbaglio sempre, la chiamo medium perché all'estero in America ha questo nome, ed è comunque complessivamente una colorazione piuttosto scura. Di solito quando ho anche la versione light infatti vado a mischiare le due, comunque a mettere prima questo per neutralizzare l'occhiaia e dopodiché vado semplicemente a illuminare la zona con un altro prodotto. Però diciamo che la color correction che fa questo correttore è molto naturale, vedete, non è illuminata l'area però ho coperto bene l'occhiaia senza renderla troppo gialla, quindi mi accontento e vado subito ad applicare la mia cipria per settare la base. La cipria che scelgo di utilizzare è la Brightening Up Banana Powder di Essence. È una cipria che è uscita nell'ultima collezione Essence, mi piace molto, devo dire. Utilizzo lei per tutto il viso, per tenere un pochino più basso il budget, anche se sarebbe una cipria indicata per il contorno occhi. Infatti sul viso sto notando che mi sta scurendo, comunque rendendo un po' più giallina la base. La base partiva già da un sottotono caldo, perché abbiamo usato un fondotinta che è a base beige, quindi calda, un pennello pochino più piccolo, questo è di Zoeva, non teniamo conto degli strumenti trucco, infatti per questo video low cost vado a raccogliere più polvere del dovuto nelle setole del mio pennello per andare a pressare la polvere chiara in quest'area per fare quello che ormai viene definito comunemente soft baking, ovvero quando si accorciano i tempi di posa della polvere o si applica direttamente il prodotto in eccesso, così come vuole la tecnica del baking. Intanto opacizzo anche la mia palpebra direttamente con un pennello per creare un effetto più leggero. Il baking infatti è una tecnica fantastica utilizzata da decenni, il problema è che diventa a volte veramente difficile da gestire, crea anche effetti antiestetici. Ecco, con il soft baking infatti io sto in diretta già andando a rimuovere la polvere sotto al mio contorno occhi, si scongiurano brutti, antiestetici, non proprio piacevoli, quali in primis all'appello le
rughettine, le crease, tutte le pieghette, insomma. Per quanto riguarda la terra, ragazze, dovete perdonarmi, ma la terra più economica che ho in casa al momento e che non fa parte di Limited Edition è la Resplendent di Puro Bio, che io ho nella colorazione 01. È questo colore freddo, perfetto per il contouring. Questa terra è Puro Bio, vedete che il colore è abbastanza scuro. Sono molto pigmentate, a volte anche un po' difficili da sfumare. Con i rimasugli del pennello sporco vado anche a scaldare, incorniciare più che scaldare in questo caso i bordi della fronte e sempre con quello che rimane sul pennello anche del naso. Non vi fate ingannare dalla telecamera perché ho visto che accentua moltissimo soprattutto il contouring, però abbiamo le luci artificiali e un'impostazione, come vi dicevo, più calda e dettagliata. Ora, al posto dell'illuminante vado a usare questo ombrettino Ian che avevo pagato 1,99€, penso in offerta comunque su Makiyaya, ma sono quelli i prezzi. È un ombretto occhi, ma mi piace moltissimo l'effetto glowy che regala alle guance. Bianca leggermente, ma l'effetto secondo me è molto 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 carino, naturale e meno pesante, ragazze, nonostante sia appunto un ombretto di tanti illuminanti che possiedo. Ovviamente non ha la scrivenza di un illuminante, ma si lascia lavorare molto bene, l'effetto è anche più naturale. Sempre con il medesimo ombretto vado a ricreare anche un punto luce sotto la mia arcata e all'angolo interno dell'occhio, poiché la palette che voglio usare io non ha un colore così chiaro. Bene, direi di passare adesso alle sopracciglia. Diamo un tocco di colore e definizione con questa matita Astra, è la Brow Expert. Questa, ragazze, devo dire che è un'ottima matita. Ve ne ho già parlato nei prodotti sotto i 5€, anche quel video ve lo linko qua. È ottima, è un bel colore pieno, di me dura abbastanza. Mi piace anche il fatto che abbia questo scovolino che consente di sfumare con un unico prodotto. Come palettina uso questa che è uno spettacolo, me l'aveva portata una mia amica dall'America, dagli Stati Uniti, quando non c'era ancora Wet n Wild in Italia. Questa è la Color Icon Palette e questa è l'edizione Comfort Zone, bellissima devo dire, e c'è questo colore molto interessante che è il Sosia di Club di MAC Cosmetics, un ombretto che ha fatto storia tra le makeup addicted. Comunque direi di partire a caso a ricreare questo makeup e parto con questo colore qua, che è questo rame biscotto. Con un blending brush lo distribuisco in modo piuttosto ampio fino quasi alla mia arcata. Non ricordavo fosse così pigmentata questa palette. Guardate quanto è pigmentato questo colore. Quanto colore ho distribuito. Mio Dio, comunque la porto un pochino altina verso l'esterno. Questa palette è davvero burro, sfumano da soli questi colori. E ho un rivenditore Wet n Wild in una città qua limitrofa e devo farci un bel giro ad acquistare il loro fondotinta. Poi voglio la loro palettina elettrica, insomma un pochino di cose perché ero stata tempo fa, ma erano un po' sprovvisti gli stand. Con un pennello di questo tipo invece vado a prendere il colore più chiaro e vado ad alleggerire la sfumatura che mi è scappata prima. Comunque, allora, questa palettina, parliamone, perché ve ne avevo parlato tempo fa, ma stiamo usando lei, quindi parliamo di lei. Allora, è tutta shimmer, quindi non va a rispecchiare i miei gusti al momento. Però devo dire che mi sta facendo veramente molto piacere riutilizzarla. Gli ombretti sono molto scriventi, sicuramente. Intanto prendo questo borgogna glitterato qua, lo metto sulla punta esterna. Devo dire che sbiadivano un pochino, ecco, i colori poi. Il colore poi tendeva ad andare via leggermente. Però nel complesso, per il costo che ha, che ora sicuramente vi sarà parso, è un'ottima palette. Vado anche a prendere un po' di questo qua, con la scritta Crease, un marroncino abbastanza chiaro. Porto sopra questo colore che ha dato una sfumatura troppo sul nero e non mi piace. Con questo pennello vado ad alleggerire un po' questo trucco molto strong e luminosissimo, anche un po' troppo luminoso effettivamente per i miei gusti. Con lo stesso pennellino prendo questo colore grigio super Duochrome, andiamo a fare giusto un'ombreggiatura minima in quest'area. Intanto vedo che alcuni colori si sono già andati un po' a perdere. Però, dato che si è andato un po' a perdere il colore che abbiamo applicato, ora con questo Instant Matte, che sarebbe uno spray fissante opacizzante di Essence, che andremo a usare poi anche dopo, inumidisco leggermente il mio pennello, prendo un pochino del colore Duochrome e lo porto qua
proprio all'angolo esterno dell'occhio, picchiettandolo un pochino, sperando che questo spray fissante faccia emergere meglio il contrasto, le cromie di questo ombretto, sì. Ok, ora voglio utilizzare questi glitter, sempre di Wet n Wild, si chiamano For Face and Body Only. Beh, dove me li devo mettere in bocca? Beh sì, ho messo anche i glitter in bocca io. Allora, quindi questi due colori qua, io scelgo il rosa però. Questi glitter sono particolari perché all'interno hanno già questa base lattiginosa. Dovrebbe essere una sorta di base per glitter già compresa, tutto insieme, tutto in uno. In realtà non mi fanno impazzire per nulla. E i glitter non risultano pieni. Non mi fanno impazzire l'effetto. Non mi fa impazzire. Vedete che hanno lasciato dei buchi, delle cosine varie, e mi crea anche l'effetto pieghette. Quindi direi che riprendiamo un mix tra questi due colori con la mano, proprio con le dita. Creiamo questa base neutra. Andiamo a fissare questi glitter che secondo la mia logica dovrebbero, sì, ecco, diventare... Sì, va bene, il mio ragionamento va bene, è un mappazzone, come direbbe Chef Barbieri, però più o meno il glitter rimane leggermente visibile sotto, se diciamo di sì. Vabbè, sì, i glitter, ragazzi, si intravedono veramente come la stella polare quando c'è nuvoloso, ma sono dettagli. Proseguiamo con questo make-up e andiamo a applicare questo, che è un prodotto consigliato di New York Color. Vado a applicare anche il mascara. Uso i Lashes of the Day mascara volume di Essence. E ho notato che questo, che comunque tende a seccare in tempi record, mi fa, ha iniziato da poco a farmi fallout. Peccato perché mi piace moltissimo l'effetto. Ora intensifico, ragazza, ancora con questo colore duochrome l'angolino esterno. Comunque ho semplicemente messo questo duochrome spaziale sopra i glitter. Quando sfumiamo questo colore è molto bello perché è un po' come club, ma questo lo fa ancora di più, assume quasi delle tonalità sul rosso. Vabbè, insomma, questo è il make-up occhi. Non applico il blush, tanto non è mia abitudine, quindi ci saltiamo questo passaggio. Prendo l'instant matte spray fissante che abbiamo usato prima. Mi sto uccidendo, stavo soffocando con l'instant matte. Andiamo a settare un pochino questa base. A questo punto prendo questa matita, che è una pastello di Neve Cosmetics, e la colorazione è Witch, e la uso come se fosse il mio rossetto. Ed eccoci qua, ragazze, allora il make-up è terminato. Insomma, come trucco super low cost ci sta, dal vivo effettivamente la sfumatura rende meglio, il colore è molto particolare. Ma quant'è il costo finale di questo make-up? Il costo finale di questo make-up è di 68,37 €. Quindi direi che vale il discorso per il video precedente dove abbiamo speso veramente 10 volte di più. Anche qualora andiamo a indirizzarci su prodotti low cost, diventa comunque un bel investimento. Fatemi sapere comunque se questa idea, tipologia di video vi è piaciuta, e ora scappo perché sono davvero in ritardo. L'augurio ovviamente è sempre il solito, cercate di starmi bene. Un bacione.